Alcantara è un'azienda molto particolare nella sua relazione con il mondo dell'arte e della cultura da tanti anni, direi quasi unica, sicuramente unica in Italia e anche nel mondo. Ha esplorato una forma di collaborazione con le istituzioni culturali davvero molto speciale. E io trovo estremamente interessante, saggia e anche insomma, pionieristica. La scelta che ha fatto Alcantara di non ingaggiarsi nelle modalità tradizionali della sponsorizzazione, del mecenatismo classico, ma di interfacciarsi con, per esempio, noi, con il Museo Nazionale d'Arte Contemporanea e d'Architettura, con dei progetti di ricerca. Il Museo Maxxi di Roma e Alcantara hanno un rapporto storico che ha raggiunto 10 anni di vita, in quanto è iniziato subito dopo l'apertura del Maxxi stesso. È un rapporto che ha presentato sin da subito delle caratteristiche fortemente distintive, rappresentate dal superamento di una relazione basata fondamentalmente su degli obiettivi di fundraising e di mecenatismo. Al contrario, si è cercato di perseguire una partnership, la costituzione di una partnership culturale attraverso un'attività di coproduzione molto intensa. E questo approccio è stato talmente forte, talmente radicato, che le ultime 3 mostre della Cantare al Maxxi hanno avuto poi come effetto che le opere presentate sono entrate a far parte della collezione permanente del museo stesso. Ormai sono 10 anni che noi sperimentiamo con Alcantara attraverso dei grandi designers, dei grandi insomma, sì, designers che scegliamo insieme, non li posso citare tutti, fatemi citare Nanda Vigo, anche con un ricordo affettuoso di questa grandissima donna con cui abbiamo lavorato proprio sul progetto Alcantara, o gli ultimi progetti degli ultimi anni sono stati realizzati da Forma Fantasma e da Konstantin Grčić e sono stati progetti meravigliosi perché abbiamo insieme ad Alcantara deciso di affidare a questi grandi designer una rilettura della nostra collezione. Decimo anno di collaborazione con Alcantara lo faremo su una rilettura di Carlo Scarpa, quindi questa pietra miliare dell'architettura italiana. Sulla base di questa esperienza mi sento di poter dire che la transizione verso una partnership culturale possa e debba rappresentare un trend molto importante, molto forte, innovativo nella evoluzione della partnership tra istituzioni museali e corporation.